Ciao a tutti. Cara Giorgia, sono una donna e sono una medica di pronto soccorso da 15 anni e dico orgogliosamente medica perché attualmente il 55% dei professionisti che cura a cura della salute dei cittadini è donna. Io ho scelto di lavorare in pronto soccorso e fino a qualche tempo fa non avevo dubbi se rimanere o meno. Da qualche tempo invece questi dubbi ce li ho e ce li ho per una serie di motivi. Sono stanca perché non posso riposare quando ne avrei il diritto. Accumuliamo ore di straordinario non pagato e di giorni di ferie di cui non possiamo usufruire. Mi sento sola. Il pronto soccorso è diventato ormai una trincea dove le truppe sono sempre più esili e quotidianamente assisto a vedo i miei colleghi che abbandonano il Servizio Sanitario Nazionale per approdare nel privato. Mi sento anche presa in giro perché mi capita di lavorare con colleghi gettonisti che guadagnano 1.000 euro a turno e fanno arricchire cooperative di dubbia natura e di dubbia origine. E il processo di cura presuppone empatia, competenze, approcci multidisciplinari, continuità assistenziale. E qual è la qualità del processo di cura che possiamo garantire ai nostri pazienti se un medico lavora oggi a Torino, domani a Vicenza, dopodomani a Frosinone? Mi sento imbarazzata perché quotidianamente e sempre più spesso mi trovo a dovermi scusare con i pazienti e con i loro familiari che aspettano silenziosamente in barella, in corridoio, anche 7 giorni un posto letto, perché gli ospedali non hanno più capienza e per una politica orba negli anni di tagli di posti letto oltre che di personale. Mi sento anche umiliata perché vengo minacciata e maltrattata dai pazienti e dai loro familiari per le attese sempre più lunghe e a dire il vero mi sento anche intimorita e purtroppo questo succede sempre più spesso visto il numero delle violenze che noi operatori di pronto soccorso siamo costretti a subire quotidianamente. Mi sento incazzata perché noi professionisti siamo estromessi completamente dal processo clinico organizzativo, siamo ridotti completamente ad anelli di una catena di montaggio che bada soltanto al numero delle prestazioni erogate e ha perso completamente di vista l'umanizzazione delle cure che è rimessa solo alla buona volontà di chi fa il nostro lavoro. E mi sento arrabbiata anche perché le istituzioni, tu Giorgia, che peraltro con la flat tax hai anche deciso di favorire i gettonisti che vengono a coprire i turni nei pronto soccorso, non ci dai la possibilità di lavorare in sicurezza. E questo è un grandissimo problema, prima di tutto per il paziente, ma in secondo poi anche per noi operatori che siamo soggetti a denunce continue senza che nessuno ci tuteli. E poi, infine, il nostro non è considerato neanche un lavoro usurante. Io non vi perdonerò mai di aver reso faticosissimo, insopportabile esercitare la professione più bella del mondo. I concorsi banditi nell'ambito della medicina d'emergenza urgenza vanno deserti e questo è inaccettabile. Avete reso la nostra professione non più sostenibile da parte di nessuno. Ma nonostante tutto questo, io sento di volerci ancora stare dentro a questo Servizio Sanitario Nazionale e non mi arrendo e non mi voglio arrendere per me, per tutti i lavoratori e per tutti i cittadini. Però ho bisogno di voi cittadini, più che di voi politici, cara Giorgia, che non siete altro che cittadini che hanno scelto una missione esattamente come la mia. E non voglio perdere questo spirito che ancora mi anima. Abbiamo bisogno di supporto da parte di tutti,
da parte di tutti i cittadini, perché questo sistema sanitario, servizio sanitario nazionale, che ora è in sofferenza, tra un po' non esisterà più. E è inimmaginabile trovare chiuse le porte dei pronto soccorso, che sono attualmente gli unici approdi aperti H24, che accolgono tutti senza distinzione di sesso, di razza, di stato socio-economico. Io chiedo una cosa, noi ci siamo per tutti, però chiedo a tutti di esserci per noi. Grazie.